Sono presenti qui per festeggiare la pace che a breve andremo a firmare. A Cave, il marchese Diomede Carafa accoglie la delegazione inviata dal Papa Paolo IV di 3 cardinali plenipotenziari pontifici. A sua volta accoglie anche l'emissario del re Filippo II, il Duca d'Alba. Io, Duca d'Alba, per parte del monarca cattolico, farò verso il Sommo Pontefice e la Santa Sede Apostolica, come obbediente e devoto figliuolo, in segno di umiltà e di obbedienza, quelle sottomissioni che saranno convenevoli per impetrare perdono e grazia dal Santo Padre. Poi il Sovrano manderà per fare la stessa cosa. Si rimetteranno a tutte le comunità e singole persone le contumace e pene tanto temporali che spirituali nelle quali fossero incorse in occasione della guerra. Questa pace che nel 13 e 14 settembre del 1557 è stata siglata per la prima volta a Cave e poi ribadita all'Hecato Cambresi, finalmente definitivamente siglata all'Hecato Cambresi ad aprile del 1559, quindi ecco perché siamo gemellati con questo paese di Hecato Cambresi. La pace di Cave è suggellata dal Brindisi